Teresa, cambia il caso. Anche noi come studenti ci siamo attivati in prima persona perché riteniamo che ovviamente il ruolo dei saperi sia fondamentale nel contrastare questa narrativa, questa ondata di ignoranza che fa da cornice all'emergenza legislativa dei profughi. Quindi, scusate. È stato fondamentale appunto il ruolo dell'università e crediamo in questo modo di poter innalzare il dibattito portando degli spunti e riuscendo a concretizzare i saperi dal puro nozionismo sterile all'applicazione concreta nel risolvere un problema così attuale e grave. Quindi appunto sì, siamo una rete molto eterogenea.